A questo punto torniamo in affondo e cerchiamo di scivolare lentamente in spaccata. Se riusciamo, manteniamo la gamba piegata, in questo modo. I due fianchi sono dritti e cerco di mantenere questa posizione. Dopo almeno 8-10 secondi stendo la gamba e vado a prendere il flex davanti, sollevando bene il tallone. Ricordatevi ogni giorno di aumentare i secondi di ogni esercizio. Incrociamo le braccia sulle gambe, mi raccomando, il braccio opposto alla gamba. Portiamo le due braccia in alto e cerchiamo di mantenere dritto il tronco. Molto bene. Possiamo cambiare gamba e fare la stessa cosa. Cerco di scivolare spaccata e mantenere il ginocchio flesso. Tengo per qualche secondo prima di stendere la gamba davanti. A questo punto stendo in spaccata, mi allungo bene avanti e sollevo il flex. Mi raccomando, in questo caso il fianco destro deve sempre cercare il pavimento. Incrocio le braccia uno avanti e uno indietro, in questo modo riuscirete a stare ancora più dritte con il busto. In alto le braccia, ricordatevi di cambiare incrocio. Anche in questo caso il destro va davanti al sinistro, proprio per riuscire a mantenere dritto il tronco. Molto bene. Andiamo in affondo, ma questa volta laterale. Passiamo da una gamba all'altra, cercando di mantenere molto basso il livello del bacino. 8-10 ripetizioni. Il movimento è controllato e il sedere dovrebbe stare sempre in linea con i piedi. Mi fermo un attimo in ogni posizione mentre faccio questo esercizio. Dopodiché mi siedo in spaccata frontale al mio massimo e allungo verso una gamba. I due fianchi sono a terra, non si alzano, arrivo al mio massimo senza alzare i fianchi da terra. Poi ne alzo uno e vado a prendere la gamba. Piede in flex e anche in questo caso cerco di sollevare un pochino il tallone da terra. Ricordatevi sempre di respirare mentre fate esercizi di stretching, non fatele in apnea. Allungo bene verso una gamba, senza alzare i fianchi, e poi rilasso giù, alzando leggermente il fianco e tirando bene il flex della gamba che ho in mano. E salgo. A questo punto provo a fare una vera e propria spaccata frontale sui gomiti. Anche in questo caso non è necessario toccare a terra per forza, ci vuole del tempo per sciogliere la frontale, ma cercate sempre di tenere il bacino in linea con i piedi, senza andare avanti o indietro e senza ruotare in sulle gambe. Piego una sola gamba e continuo a tirare. Per iniziare si può pensare di tirare una gamba alla volta, così, in modo da rilassarne una e concentrare lo stretching su una delle due gambe. Se già sapete fare la spaccata, potete aumentare la vostra scioltezza utilizzando dei rialzi. Potete partire con dei cuscini, prima uno, poi due, e poi tre.
L'importante è sempre andare per gradi. Non partite con un rialzo troppo alto, se pensate che per voi sia troppo. Meglio partire dal basso e piano piano, con il tempo e con l'allenamento, alzare. Arriviamo ad utilizzare ad esempio la seduta del divano, che è già un buonissimo rialzo. E poi passiamo per esempio alla sedia. Prima la seduta e poi lo schienale. È importante mantenere questa posizione inizialmente 30 secondi, poi un minuto, fino ad arrivare anche a 3 minuti. Ricordatevi però sempre di stare dritti con il busto e di controllare che i vostri fianchi siano quadrati. Passiamo ora alla frontale. Facciamo la stessa cosa partendo da 3 cuscini sotto al bacino. Quando il dolore si affievolisce, possiamo passare a 2 cuscini. Sui gomiti, sempre da 30 secondi fino a 3 minuti. E poi un cuscino solo. Quando vi sentite pronti, possiamo togliere i cuscini e fare una bellissima frontale a terra. 0 cuscini. A questo punto utilizziamo i cuscini per alzare il livello delle ginocchia e quindi rendere ancora più difficile la spaccata frontale. Un cuscino, in questo caso. E poi 2 cuscini. Quando sarete pronti, mettiamo una gamba sulla seduta del divano o della sedia e facciamo la spaccata in questa posizione. Questi sono gli esercizi che vi consiglio per migliorare la scioltezza delle gambe. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like e un commento. Mi raccomando, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie!